Ok, buon pomeriggio a tutti. Oggi guardiamo insieme gli swatch dei colori degli ombretti. Quindi gli ombretti, come potete vedere, sono numerati da catalogo. Abbiamo qui il numero grigio perla che parte proprio col numero 1, a seguire, guardando proprio il catalogo, 4, 6, 10, 11, 12, 13 e poi ovviamente tutti gli altri fino al numero 42. Guarderemo insieme lo swatch sul mio braccio di tutti i colori e successivamente lo swatch anche dei fard, ok? Andiamo pure. Allora, numero 1, andiamo subito a vedere questo colore. Come potete vedere sono veramente molto molto pigmentati, quindi andiamo a vedere subito sul braccio come colorano. E come potete vedere questo è un grigio comunque argento, molto metallico, perlinato. Bellissimo, numero 1. Andiamo con il numero 4, invece un color matte, un color tortora, che a fianco ha una colorazione. Prendiamo ancora un pochino di pigmento per farvi vedere ovviamente la differenza tra uno e l'altro. Un tortora molto chiaro ma molto molto interessante per fare le sfumature. Andiamo con il numero 6, che invece è un marroncino grigio, in realtà più perlinato. Infatti si vede una netta differenza di colore perché rimane metallico. Ok, mi vado semplicemente solo un attimo a togliere i prodotti sulle dita per farvi vedere gli altri. Andiamo quindi con il numero 10, questo color porpora violaceo. Ok, come potete vedere lo mettiamo qui a fianco. Ha una resa molto interessante anche questo, molto carino anche da abbinare ai nostri eyeliner, perché rende veramente bene sull'occhio come colorazione. Andiamo poi con il numero 11 dell'ultima fila, l'ultimo della prima fila, un rosa matte. Quindi abbiamo visto della prima linea tre colori matte, questo qui è il rosa chiaro, molto arancione, ok? Vicino a un arancione, ok, che comunque non si discosta dai colori del rosa. Ok, andiamo a vedere la seconda fila, quindi partendo dal viola, il numero 12. Questo è veramente un colore super super pigmentato, lo posso addirittura mettere con l'anulare, che è il dito che fa meno pressione, perché come vedete, anche prendendone poco prodotto, ok, facciamo una riga continua, dà veramente l'impressione del colore, un colore sempre matte viola. Ok, mi vado semplicemente un attimo nuovamente a togliere il prodotto sulle dita. Ok, perfetto, abbiamo visto quindi il numero 12, andiamo con il numero 13, un azzurro verdone, ok, un azzurro mare, metallico in questo caso, e guardate come splende anche questo colore, veramente veramente bello. Andiamo poi con questo è un prodotto diciamo da lavorare per le sfumature, perché dovete sapere che questo è il numero 16. Ok, devo fare un pochino di pressione con questo colore, perché come potete vedere ovviamente con l'utilizzo anche di più colori uno sull'altro delle cialdine fanno ovviamente a volte un pochino di fatica a uscire, però in realtà è un colore molto sfumabile perché fa l'ombreggiatura del metallico, è un rosa molto metallico. Dopo metteremo ancora un pochino di prodotto. Andiamo ancora a vedere della seconda riga il numero 19, che è il nostro grigio più scuro che abbiamo nella nostra trousse di ombretti. Ok, adesso lo andiamo subito a vedere con il dito che mi sono appena sciacquata. Eccolo qua, come potete vedere scrivibilissimo, ed è il nostro grigio più scuro, ecco qui, quindi vicino al rosa, che dopo ricalcherò un pochino, anzi lo faccio già adesso, dà veramente l'idea del metallico, il rosa molto vicino, quindi da messo un prodotto vicino all'altro dà veramente questo senso di sfumatura. Ok, prendiamo ancora l'ultimo numero della seconda linea, che è il 21. Questo si può utilizzare molto molto bene, è un marrone scuro, si può utilizzare molto molto bene anche sulle sopracciglia, perché come potete vedere è un marrone ovviamente matte,
dove si può definire il sopracciglio e sfumare. Ok, mi sciacquo ancora. Andiamo nella terza fila a vedere il numero verde, che è il numero 23. Ok, eccolo qui. Questo mi piace tantissimo come colore. Un verde acqua, metallico anche lui. E lo mettiamo vicino al nostro marrone. Come vedete, tutti i colori sono uno diverso dall'altro, anche se si avvicinano un po' al colore del mare, eccetera, ma come potete vedere sono tutti diversi. Andiamo con il numero 29, che è il nostro super nero opaco, quindi questo ha veramente pochissimo bisogno di essere diciamo lavorato, perché come potete vedere è veramente un nero molto molto pigmentato. Vicino a lui troviamo il bianco, il nostro più bianco della Trousse, che è il numero 30, ok? E appunto vedete la differenza di colore. Prendiamo ancora un pochino questo colore, ci tengo a sottolinearvi che è un colore matte anche questo, quindi si può utilizzare molto bene anche nei punti luce, sul naso, sugli zigomi. Vicino a lui abbiamo invece un prodotto, anche questo qui molto carino, che è il numero 31, che è questo. Ed è un prodotto molto interessante anche questo per fare punti luce, però del colore diciamo giallo paglierino, diciamo molto brillantinato. Questo, a differenza del bianco, rimane metallico. Infatti, messo addosso, ha una sfumatura metallica. Eccolo qui. Ok, metto ancora un pochino per dare l'idea. Ok, perfetto. Andiamo poi con l'ultimo dell'ultima riga, 32, un marroncino metallizzato, molto molto bello, ok? E lo mettiamo, guardate qua che metallico come colore, veramente veramente bello, ok? Andiamo con la quarta riga a seguire, il numero 33, anche questo un prodotto metallico, un arancione ramato. Ok, ce n'è un paio diversi di questa tipologia, anche questo veramente veramente bello, si vedono molto anche la lucentezza del prodotto. Questo è il numero 33. Andiamo poi a seguire, qua ci sono una serie, come potete vedere da qui in poi, una serie di ramati arancionati, quindi adesso abbiamo messo il 33, andiamo con il 34. Rimane leggermente più rossastro, ruggine, però si vede totalmente la differenza dei tre prodotti. Andiamo velocemente poi con il 35, che è diciamo il più ramato arancionato che abbiamo. Questo molto molto bello come prodotto, e come potete vedere anche questo totalmente diversi uno dall'altro, quindi molto carini anche da giocare uno insieme all'altro con i nostri, diciamo, con le nostre palette che possiamo personalizzare. Gli ultimi due abbiamo questo qui, che è il numero 36, l'ho usato con l'anulare, quindi spero di averne preso abbastanza, sì, ok. E poi abbiamo invece, questi sono tutti metallici, tutti molto brillantinati come colori. Vado a sciacquarmi un attimino il dito con un panno per riuscire a prendere gli altri colori. Ok? E andiamo invece a prendere il nostro blu notte, il più scuro che abbiamo della linea di Vegas Cosmetics. Eccolo qui, guardate che scrivenza con già solo una passata di colore. Prendiamone ancora un po' per farvi vedere anche le tonalità che si possono creare. Numero 37. A seguire invece abbiamo un petrolio molto molto bello. Qua purtroppo ne ho usato troppo da un lato e quindi si è un po' sgretolato, ma è veramente un bellissimo colore. Questo è un verde petrolio molto molto bello. Ok. Andiamo poi con un porpora leggermente metallizzato rispetto invece al numero che abbiamo visto prima, in prima fila, ok, che era questo. Qua invece abbiamo il numero 39, che è un porpora invece metallizzato. Eccolo qui. Prendiamo ancora un po' di prodotto per fare bene la riga.
Molto molto bello anche questo. Andiamo poi a mettere gli ultimi tre, dove l'ultimo porpora era il 39, andiamo con il 40, che è un rosa metallico. Tra l'altro sono veramente soffici quando li vai a lavorare anche con le dita, quindi devo dirvi che sono molto anche piacevoli da usare. Ok, questo è il numero 40. Ok, prendiamo gli ultimi due. Questo è il numero 41, un rosa antico, molto molto bello anche lui. Devo dire che Vegas ha scelto tutti i prodotti uno diverso dall'altro e insomma è molto carino, perché questo è un prodotto veramente veramente bello. Numero 41 e ultimo abbiamo il nostro, diciamo, tortora, però metallizzato, ok? Quindi ecco qui, lo mettiamo a fianco al nostro rosa antico. Anche questo un super super prodotto. Ok, questa è la scala dei colori, ragazzi. Andiamo a fare invece nell'altro braccio la scala dei colori dei fard. Quindi abbiamo il rosa più chiaro, seguendo da catalogo. Questi qui sono dei fard molto carini, anche da diciamo da utilizzare come base anche ombretti, però questo è opaco, eh. Poi abbiamo, a seguire da catalogo, eccolo qui, un colore invece più metallico, più diciamo perlinato. Ricordo che per le pelli mature i perlinati non vanno consigliati, ma vanno consigliati i matte. Poi abbiamo questo, che diciamo il più, lo prendo con l'anulare perché non avrò problemi di pigmentazione, perché è veramente veramente pigmentato, è un mattone completamente. Andiamo a metterlo vicino, eccolo qua. Infatti, come vedete, già dopo una, massimo due passate, mettetene poco, e sul pennello ne basta veramente veramente poco. Vado a sciacquarmi, a prendere gli ultimi due con le dita pulite, in modo tale da farvi vedere la scrivenza anche degli ultimi due. E abbiamo questo qui, che invece è un mattonato, diciamo più metallico, più perlinato, però ha una colorazione nettamente più arancionata sul viso, eccolo qua. Ok, e per ultimo invece un colore matte, quindi abbiamo tre matte come fard, questi qui, e due perlinati, questo e questo. L'ultimo è un colore molto molto più neutro, però piacevole, tipo il classico colore terra, che piace veramente a tutti. Ok, questi sono i nostri prodotti. Spero che questo video sia stato utile per tutti. Vi auguro buon lavoro e buona Vegas!